News Live. Filo diretto con l'informazione. Avrebbero comprato numerosi voti pagandoli 50 euro l'uno per riportare alla elezione sindaco uscente di Trigiano Antonio Donatelli, riconfermato lo scorso ottobre, e quanto hanno accertato i carabinieri che stanno eseguendo decine di perquisizioni domiciliari su mandato della Procura della Repubblica. Tra le persone sottoposte a perquisizione anche il sindaco Donatelli, consiglieri comunali Angela Napoletano e Antonio Fortunato e Alessandro Cataldo, marito dell'assessora regionale ai trasporti Anna Mauro Di Noia, non indagata, ritenuto dagli inquirenti deus ex machina del collaudato sistema per comprare i voti realizzato in occasione delle ultime elezioni. Sono 13 complessivamente le persone indagate con l'accusa di corruzione elettorale. Secondo gli inquirenti, Cataldo, ideatore del movimento politico Sud al Centro, che ha come esponente politico di riferimento la moglie assessora Mauro Di Noia, avrebbe architettato e realizzato il sistema per comprare i voti a 50 euro l'uno per i candidati sostenuti nelle amministrative di ottobre a Trigiano. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i fidati collaboratori di Alessandro Cataldo si sarebbero poi disfatti di frammenti di fotocopie relative ai documenti di identità e codici fiscali di cittadini trigianesi, elenchi di nomi di persone e loro recapiti e corrispondenza personale di Alessandro Cataldo e di sua moglie Anna Mauro Di Noia. Durante le indagini i carabinieri hanno trovato infatti in un bidone della spazzatura la sera del 6 ottobre scorso, in un piazzale isolato nel quartiere San Giorgio di Bari, materiale ritenuto scomodo perché legato alla campagna elettorale che si era conclusa da pochi giorni. È necessaria una strategia europea verso la Cina sui semiconduttori, lo ha chiesto il presidente della regione Basilicata Vito Bardi parlando oggi durante la conferenza Stato-Regioni e richiamando le posizioni già espresse dai presidenti Cirio, Marsilio, Toma e Schlein. Non si può accettare, ha aggiunto Bardi riferendosi allo stabilimento di Melfi di Stellantis, che i stabilimenti siano fermi o limitati, i lavoratori in cassa integrazione, per una mossa politica spregiudicata presa a migliaia di chilometri di distanza ma che consegue in effetti anche sui nostri territori. Melfi, ma anche gli altri stabilimenti Stellantis in Italia, subiscono questa ricaduta. Quindi lo stesso presidente rivolge un appello al presidente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea nell'esortare che deve difendere il settore automotive e i lavoratori italiani ed europei. Ci sono 22 alunni contagiati nelle scuole di Monopoli in provincia di Bari. I casi positivi al Covid accertati riguardano la fascia d'età compresa tra i 3 e i 14 anni. Gli alunni frequentano 9 diverse classi, tutte ora in isolamento. A farlo sapere il sindaco Angelo Annese con un post su Facebook. Complessivamente a Monopoli i casi positivi sono 65, più di un terzo dei quali riguardano bambini. Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia a Matera dopo il ritrovamento sul comodino della sua camera di una pistola scacciacani modificata per sparare proiettili veri. È accusato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina, ma è stato denunciato anche per ricettazione e commercio di merce contraffatta. La polizia è intervenuta per una segnalazione di litigio in atto. Il giovane è stato trovato mentre fumava uno spinello e ha tenuto un atteggiamento non collaborativo. Dopo aver notato su un mobile della cucina una bustina con tenente marijuana e un piccolo pezzetto di hashish, gli agenti hanno perquisito l'abitazione trovando la pistola che era stata caricata con due cartucce anch'esse modificate. Inoltre sono state trovate diverse borse e mascherine con marchi contraffatti. Infine sono state trovate 45 cartucce a salve per la pistola. L'arresto del giovane è stato convalidato dal GIP che ha disposto gli arresti domiciliari in considerazione del fatto che l'indagato è incensurato. I due marò hanno agito rispettando le regole di ingaggio e convinti di essere sotto attacco di pirati, e quanto sostengono i magistrati di Roma nel chiedere l'archiviazione per i marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. La decisione dei PM romani non contrasta con il risarcimento alle vittime disposto dall'arbitrato dell'AIA, in quanto il tribunale olandese aveva attribuito la giurisdizione penale sulla vicenda a Roma. Dal punto di vista penale i magistrati di Piazzale Clodio hanno riscontrato una serie di limiti procedurali insormontabili per poter chiedere un processo. In primo luogo la non utilizzabilità, perché non reperibili, degli accertamenti che erano stati svolti all'epoca dei fatti in India. Si tratta ad esempio delle autopsie sui due pescatori morti i cui corpi sono stati cremati o gli esami balistici svolti con regole che non sono quelle italiane. Per i magistrati italiani è un gap probatorio importante per la ricostruzione dei fatti. Stesso discorso vale per quanto riguarda l'assunzione di testimonianze e carte non sufficienti ad attribuire in modo univoco il fatto ai due indagati. Nel motivare la richiesta di archiviazione ora al vaglio del GIP, i PM di Piazzale Clodio sostengono che
alla luce degli accertamenti tecnici che i due Marò hanno rispettato le regole di ingaggio. Sostanzialmente i Marò, quando hanno visto il barchino avvicinarsi a 90-100 metri alla nave Enrica Lexi, hanno prima mostrato le armi, poi sparato in acqua. La torre e girone hanno pensato di essere sotto attacco di pirati, così come confermato dal personale indiano a bordo della nave e sentito dagli inquirenti italiani. News Live, filo diretto con l'informazione.